sia una giornata importante, perché il test che è stato sentito è il test che per l'accusa è la prova più importante, una parte civile, il comandante della nave. Ed è emersa in tutta la sua chiarezza quella che è l'assoluta collaborazione da parte intanto dell'Italia e il rifiuto reiterato da parte del comandante di andare, di redistribuire parte dei migranti a Malta, di andare in Spagna, di accettare l'aiuto di imbarcazioni italiane. Siccome qui l'accusa è di sequestro di persona, credo sia stata smontata dallo stesso comandante nel momento in cui ha preso atto che ci sono documenti dai quali risulta che ci sono state delle sue scelte. Dall'1 al 20 ha fatto restare i migranti sulla sua barca per delle scelte che ha fatto in assoluta autonomia. C'è una guerra in corso, il Covid, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, il caro bollette, il caro benzina. Io sono stato trattenuto 13 ore in un tribunale per rispondere di un sequestro di persona per una nave spagnola che poteva andare ovunque nel mondo, e invece ha preteso di forzare tutto e tutti a venire in Italia. Permettetemi di essere soddisfatto, perché chi ha testimoniato ha chiarito il fatto che questi, alla faccia di tutto e di tutti, avevano deciso di fare battaglia direzione Italia. Però, con tutti i problemi che sta vivendo il nostro paese in questo momento, passare una giornata intera di lavoro nel tribunale dove vengono processati i mafiosi è vergognoso dal mio punto di vista. Letta dice che non c'è nessun aumento delle tasse, la sua è solo propaganda. Vorrei sapere se per Letta è normale che un capo partito, invece di occuparsi di tasse e di giustizia, sia qua a rispondere a un processo politico. Detto questo, noi incontreremo Draghi, noi siamo entrati in questo governo per tagliare le tasse, non per aumentare le tasse. La riforma che Letta propone, e ne parleremo con Draghi, prevede l'aumento delle tasse sui bot, sui titoli di Stato, sugli affitti e in prospettiva sulla casa. Non è il momento di aumentare neanche una tassa.